che l'alimentazione sia collegata all'evoluzione personale e alla spiritualità di una persona? Io ritengo che sia fondamentale questa cosa, perché è nata proprio in me, mentre mi avvicinavo al crudismo, è nata proprio in me la consapevolezza che siamo anche quello che mangiamo. E pertanto, fin tanto che mangiavo carne, mi sono proprio reso conto che la carne o anche altri alimenti, anziché alimentarmi, anziché darmi energia, mi avvelenavano. E quindi era molto più distante, molto più lontano da me il mondo spirituale. Quindi con la pancia piena non si medita? Con la pancia piena di sostanze non nutrienti, di sostanze che non alimentano il corpo, si fa molto fatica a meditare, mentre invece con la pancia piena di verdure o frutta si medita molto meglio, anzi a volte non c'è neanche il bisogno di stare a meditare, perché il contatto è talmente diretto con il mondo spirituale che ci si lascia tranquillamente copolare anche dalle sensazioni e da tutto questo mondo che è invisibile, che è intorno a noi ma che esiste. Senti, io so che le tue conferenze, i tuoi seminari riscuotono enorme successo, c'è tantissima gente che ti segue. Secondo te, in un futuro, ci può essere un cambiamento, diciamo, importante, se non proprio radicale, nell'alimentazione delle persone? Io mi auguro proprio di sì. C'è bisogno. C'è bisogno, ma le persone, il momento è giusto. E quindi sono consapevole che sempre più persone si stanno spostando verso questo tipo di alimentazione, proprio perché i benefici sono innumerevoli. Voglio solamente aggiungere che grazie al crudismo molte persone sono uscite, e molti sono già anche tra gli italiani, sono usciti dal diabete, il sottoscritto dall'epatite B, dalla carie dentale, dall'obesità, e comunque sia, oltre ai benefici nostri, non dimentichiamo i benefici che facciamo all'ambiente. Voglio parlare ad esempio di acqua piuttosto che di inquinamento, pesticidi, eccetera, eccetera, ma anche tutto quello che in fino ad ora stiamo facendo verso gli animali. Quindi non mangiare anche un animale vuol dire rispettare, non voglio dire un nostro simile, comunque sia rispettare un essere vivo, un essere che ha il diritto di poter vivere. Ad esempio la mucca, lo trovo atroce una volta che appena partorito il vitellino strapparglielo, perché poi il latte deve essere portato alla centrale del latte per essere lavorato e farne del formaggio, piuttosto che del latte pastorizzato, che non è nient'altro che un qualcosa di velenoso e di morto. Quindi senti un interesse crescente verso queste tematiche? Io lo sento e lo vedo anche intorno a me, e ne sono profondamente grato di farne parte. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, a presto. Grazie.